Buonasera dalla redazione di Teleprime e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Iniziamo subito dall'emergenza Covid-19. Sono 18.020 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, con 414 deceduti. I guariti invece sono 15.659. Sono 3.596 contagi in Veneto, 667 in Toscana, 657 in Puglia. I tamponi effettuati in tutta Italia sono 121.275, con 2.587 ricoverati in terapia intensiva, 23.291 ricoveri invece negli altri reparti. Inoltre aumentano di 2.343 gli attualmente positivi, per un totale di 571.055. Il leggero aumento anche in Campania la percentuale tamponi positivi Covid. Secondo quanto rende noto questo pomeriggio l'unità di crisi della regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1052 nuovi casi positivi al Covid, con 115 sintomatici su 11.930 tamponi esaminati. I guariti sono 997, con la percentuale pari all'8,81%, mentre ieri era ferma al 7,93%. Ben 39 invece le persone decedute, 8 nelle ultime 48 ore, invece 31 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Questo invece è il report posti letto su base regionale. I posti di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 96. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.385. La notizia era già nell'aria, poi la conferma e soprattutto le indagini. Alcune dosi del vaccino anti-Covid avanzate a fine giornata sono state somministrate ai parenti degli operatori sanitari che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara in provincia di Modena, dopo che gli stessi avevano tentato di contattare dei professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. A ricostruire l'episodio, che l'ASL modenese definisce un errore molto grave, annunciando che aprirà un'istruttoria in merito. Al momento soltanto accertamenti preliminari dei NAS di Parma, finalizzati quindi a ricostruire con precisione i fatti. Sembra infatti che le dosi avanzate fossero destinate ad essere buttate se non fossero state somministrate entro fine giornata. Secondo una prima ricostruzione però sommaria dell'accaduto, è per questo che gli operatori hanno deciso di destinarle quindi ai congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con gli altri sanitari. Proseguiamo ancora sull'emergenza Covid. Da oggi e anche per domani, zona gialla rinforzata in Italia, riapertura delle scuole in presenza ma soltanto per i più piccoli, materne, elementari e medie, tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza e solo in Alto Adige invece si va in aula. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque ma solo fino alle 18, poi consentito l'asporto e il domicilio fino alle 22. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali. Nel weekend invece si proseguirà con le regole della zona arancione e dunque spostamenti limitati all'interno del comune in cui ci si trova con le consuete deroghe. Per chi invece ha trascorso in un'altra regione le festività natalizie sarà comunque possibile ovviamente tornare a casa. Ultimi giorni di didattica a distanza per le superiori, quindi i ragazzi torneranno in aula lunedì 11 al 50%, tranne in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria e Molise. Da domani intanto si conosceranno anche le nuove colorazioni delle regioni d'Italia. Una fabbrica in attivo che senza nessun preavviso da parte della proprietà sbarra i cancelli ai suoi operai. Dall'oggi al domani per gli 81 operai della Merit Bulloni di Castellammare non c'è più futuro. La volontà è quella di spostare la produzione persino in Piemonte. Ormai da 20 giorni gli operai presidiano i cancelli della fabbrica per difendere il loro posto di lavoro e soprattutto i loro diritti. E anche nella giornata di ieri, all'Epifania, giorno consacrato alla famiglia, erano in strada sotto alla pioggia.
spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. E noi con loro continua per ribadire che non assisteremo al depauperamento delle attività produttive, soprattutto in Campania. Non tolleriamo i comportamenti indegni e la mentalità di alcuni imprenditori del nord che utilizzano il sud come sputacchiera sociale e economica. Noi continueremo a stare al fianco dei lavoratori perché una battaglia di dignità sacra per i lavoratori del nord quanto quelli del sud. Burrascoso inizio anno nelle carceri irpine di Avellino e Ariano Irpino. Ricostruisce gli eventi Emilio Fattorello, il segretario nazionale per la Campania del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAP, il primo e il più rappresentativo della categoria. Dopo un capodanno di violenze e sangue nella casa circondariale di Avellino, che ha visto vittima persino di un pestaggio un detenuto calabrese che ha riportato gravi lesioni, si registrano altre due evasioni di detenuti che fruivano dei permessi premiali natalizi che non sono mai più rientrati in istituto. Anche la vigilia della Befana nell'istituto penitenziario del capoluogo irpino è stata segnata da eventi critici relativi al rinvenimento di telefonini e droga diretti all'interno. Gli agenti di servizio al casellario, durante il controllo dei pacchi in entrata, con spiccata sagacia e tanta professionalità, li hanno rinvenuto in un contenitore di melanzane sott'olio un doppio fondo dove erano nascosti ben 5 telefoni cellulari, di cui 4 apparecchi del tipo micro e smartphone, tutti funzionanti con relative schede. Con altra analoga operazione di servizio si sono rinvenuti, ben occultati in una pietanza composta da pesce, dei moscardini, quindi dei polipi, oltre una trentina di ovuli contenenti presumibilmente delle sostanze stupefacenti, in attesa degli esami chimici per le conferme. Infine, ancora nella casa circondariale di Ariano Irpino, un detenuto nella giornata di ieri, a rientro dal permesso, è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Napoli in gravi condizioni perché aveva ingerito ben 17 ovuli contenenti cocaina ed uno di questi si è aperto nell'intestino, conclude l'analisi di Fattorello. Il liceo scientifico classico Torricelli di Somma Vesuviana si è classificato terzo nella graduatoria dei migliori istituti scolastici stilata da Eduscopio 2020 e comprendente l'intera provincia di Napoli. Il Torricelli infatti è risultato terzo per l'indirizzo in scienze applicate, ottenendo un ottimo risultato anche come liceo scientifico nel complesso. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, il sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano. Colgo l'occasione, dichiara, per sottolineare il grande lavoro messo in campo dai dirigenti scolastici di Somma nella gestione della didattica in questo periodo molto complesso della pandemia. E nel caso specifico, complimentarmi con la preside perché ha portato in alto il suo istituto, ma anche il nostro paese, Somma Vesuviana. Eduscopio è l'Atlante dei migliori licei, istituti tecnici e professionali d'Italia, redatto dalla Fondazione Agnelli. La statistica viene elaborata in base ai risultati degli alunni dopo il conseguimento del diploma e su un indice statistico che misura le performance dei ragazzi dal primo anno di università, una volta lasciato dunque l'istituto. Dunque il liceo, che ha sede proprio a Somma Vesuviana, è sul podio dei migliori istituti di tutta la provincia partenopea per l'anno 2020, Napoli inclusa. Discesa dei contagi intanto in provincia di Caserta. Secondo il report di oggi dell'ASL Terra di Lavoro sono 141 i nuovi positivi, l'8% dei 1750 tamponi processati. 10 le vittime nelle ultime 24 ore, i guariti sono invece 219 con gli attuali positivi che diminuiscono di 88 unità e che raggiungono quota 3.989. La città che fa segnare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 244, seguita ancora da Caserta con 232 e Aversa con 212. Preoccupa però anche la situazione di Mondragone, che ha registrato nuovi 40 contagiati, un dato particolarmente allarmante che necessita di attenzioni nei prossimi comunicati. In relazione intanto al programmato ritorno in presenza nelle scuole compatibilmente con la situazione Covid, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l'invio di 350.000 test antigenici che arriveranno alla fine di questa settimana.
In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico e anche per i lavoratori del trasporto pubblico. La situazione però resta molto complessa in provincia di Caserta. Da un sondaggio effettuato dalla dirigente scolastica Rosa Prisco e dalle scuole private presenti sul territorio è emersa in maniera evidente la scarsa adesione allo screening di domani da parte degli alunni, in una percentuale decisamente inferiore alla metà. Purtroppo questi numeri ad oggi non possono darci alcuna garanzia su una ripresa in sicurezza. Questa è la decisione del sindaco di Arenzo, Giuseppe Guida, che prosegue. Per questo motivo lo screening è rinviato e la riapertura delle scuole in presenza è rimandata al giorno 25 gennaio 2021. È una scelta necessaria, ma serve la nostra fermezza in una fase decisiva per contenere il rischio di una terza ondata di questa terribile pandemia. Parliamo però anche di belle notizie. Sono stati consegnati ai bambini del reparto pediatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta i doni del Club Campano 4x4 Adventure, organizzazione sempre attenta alle emergenze sociali del territorio e protagonista di iniziative puntuali analoghe in tutta la provincia di Terra di Lavoro. Oltre ai giocattoli e ai doni graditi dai bimbi alle loro famiglie, il club ha consegnato dei kit composti da dispositivi medici nasali e altro materiale di utilità pediatrica. Il tutto si è svolto nel rispetto delle norme e le precauzioni in materia anti-Covid, alla presenza del personale medico, infermieristico, dirigenti e volontari. Abbiamo scelto di regalare un pizzico di felicità ai bambini meno fortunati, costretti tra le quattro mura dell'ospedale, spiega Carlo Ruzzo, il presidente del club. E lo abbiamo fatto in un giorno reso ancora più simbolico dall'emergenza coronavirus, dopo l'epifania. Come logico, non abbiamo incontrato direttamente i bimbi né le loro famiglie, ma l'accoglienza che abbiamo ricevuto e l'emozione di fare del bene ci ha commossi tutti. Ed è solo l'inizio, saremo presenti a molte prossime iniziative, alcune come questa organizzata da noi, altre in appoggio ad altre associazioni e organizzazioni. Passiamo come di consueto anche allo sport e iniziamo dalla Serie A. Tantissime occasioni sprecate e un solo gol fatto e due subiti. Chi sbaglia paga, sconfitta per 2-1 al Diego Armando Maradona contro lo Spezia per il Napoli. Un pomeriggio no per gli azzurri che con oltre 20 tiri in porta nella sfida di ieri contro i Liguri non sono riusciti a portare a casa 3 punti che avrebbero permesso ai partenopei di accorciare sia sul Milan che sull'Inter, sconfitte rispettivamente da Juve e Sampdoria. E post gara Gattuso è affranto, è da tempo che ci portiamo dietro questo problema, creiamo tanto ma non concretizziamo. Siamo la prima squadra in Europa per tiri in porta, non accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e quindi subire un gol e compromettiamo al primo errore le partite col nostro nervosismo. È stata una gara di grande qualità ma sotto porta serve cattiveria, forse anche colpa mia che non la riesco a inculcare. Quest'anno stiamo buttando via delle partite incredibili. Voliamo anche in Serie C Girone C, parliamo di Casertana che ha comunicato con una nota ufficiale di aver risolto oggi consensualmente l'accordo con il calciatore Gioele Origlia. Il club dei Falchetti ha voluto ringraziare il suo ormai ex giocatore per la professionalità e la serietà messa da tempo al servizio dei colori rossoblù nel corso della sua bella esperienza all'ombra della Reggia. Intanto oggi pomeriggio conferenza di presentazione al Pinto per i neoacquisti rossoblù Turchetta, il suo infatti è un ritorno a Caserta e del grosso. Ascoltiamo proprio le parole del presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino che fa un bilancio sui due nuovi acquisti e sul mercato dei Falchetti. Buonasera. Gianluca già lo conosciamo, quindi come si è creata le condizioni per portarlo di nuovo a Caserta, noi ci abbiamo pensato 2 volte, anche se ci sono state quasi sempre addosso, quindi è stata sempre una pallina. Oltre il calciatore, un ragazzo che ci ha lasciato veramente dei bellissimi ricordi, insomma, con chiunque ne parlo di uno che porta, oltre ad essere come calciatore lo conosciamo, tanta allegria, tanta simpatia, un ragazzo da spogliatoio, poi noi cercavamo qualcosa di già pronto, quindi
L'occasione ci è capitata e l'abbiamo chiuso in un giorno. Questo per quanto riguarda Gino. Poi per quanto riguarda il signorino qua, io penso che lo conoscete tutti quanti, quindi non sto qua io a dirvi chi è, cosa fa. C'era qualche perplessità di qualcuno che non poteva stare bene, ma negli ultimi 6 mesi ha fatto 20 partite. Da protagonista, non comparsa. Quindi credo che abbiamo portato 2 calciatori che, oltre ad avere una certa esperienza, ci alzano un bel po' il tasso tecnico. Ringrazio il presidente e questa società, questa famiglia, perché sicuramente se sono qui il merito è soprattutto loro. E l'accoglienza è stata sicuramente straordinaria, perché sapevo cosa avevo lasciato e ritrovarlo con questo entusiasmo in un momento difficile comunque per il calcio, e non è semplice affrontare certe dinamiche, certi momenti, queste emozioni si ritrovano soprattutto in queste piazze importanti, quindi ora dai, è arrivato il momento di iniziare e siamo pronti per riscrivere qualcosa insieme. Era questa la nostra ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani alle ore 6.55 con la rassegna live di Teleprime, e soprattutto restate con noi e con i nostri programmi, infatti alle 21.30 una puntata di 30 minuti con Don Antonello Giannotti. Buona serata.